fu tra i primi con le sue opere a parlare di corruzione e malaffare nella gestione della Roma dei Flavi. Si tratta di argomenti tornati prepotentemente d'attualità a distanza di 2 millenni. Aquino in questo fine settimana ricorda 10 giugno Giovenale, di cui ha dato i natali tra il 50 e il 60 d.C. L'occasione è l'11ª edizione di Juvenalia, uno degli eventi culturali più prestigiosi degli ultimi anni. Basta ricordare anche i nominativi presenti nell'Alba d'Oro: Giulio Andreotti, Giovanni Floris, Enrico Mentana, Biagio Saltorelli, Corradino Mineo, Edoardo De Crescenzo e Antonio Di Pietro. Il premio quest'anno è stato conferito ad uno dei magistrati più blindati d'Italia, Nicola Gratteri, procuratore antimafia di Reggio Calabria, che è intervenuto presso la chiesa Santa Maria della Libera, ha ribadito come sia attuale il messaggio di Giovenale che con le sue satire frustrò i costumi della Roma antica. Lui aveva anticipato di tempo quello che sarebbe necessario oggi, è indispensabile, cioè quello di essere più coerente e dire esattamente quello che si pensa, merce molto rara nel 2015. Ma uno Stato efficiente è il migliore deterrente contro le varie mafie? Certamente, efficiente vuol dire informatizzato, vuol dire pubblica amministrazione composta da soggetti formati ed eticamente corretti, altrimenti non andiamo da nessuna parte. E il rapporto tra mafia e politica è sempre solido? Certamente, da sempre il rapporto mafia e politica esiste da quando c'è lo Stato, da quando c'è la politica e da quando ce ne sono le mafie, da sempre. Il sindaco di Aquino, Libero Mazzaroppi, ha illustrato le tante ragioni del conferimento del premio Giovenale al magistrato di punta nella lotta all'andrangheta. Nicola Gratteri è un personaggio di straordinaria importanza, che in qualche modo dà ulteriore lustro ad un premio che effettivamente ha in qualche modo omaggiato personaggi di rilievo nel campo letterario, nel campo della giurisprudenza e nel campo anche dell'informazione. E infine il prefetto di Frosinone, Emilia Zarrilli, ha condiviso la scelta della Proloco e del Comune di Aquino. L'indignazione a cui Giovenale faceva riferimento è di attualità nei momenti difficili di oggi, ma è un'indignazione che deve portare a risultati positivi, deve portare a riequilibrare i problemi di questa società, deve fare in modo che una cittadinanza attiva faccia sentire la sua voce.